L'Allen Interview gira da anni sul web. Alright, we're looking at the interview suite at S4. It's kept dark for the comfort of the aliens. The figure who is just barely visible in the left foreground is the telepath, and behind the camera is a raked seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person. Dicono si tratti del filmato di un alieno vivo, un video girato nell'area 51 con tanto di interrogatorio telepathic. Area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens eliminated microbial and viral life from their own ecosystem long ago, susceptible to our diseases directly, but it has been shown that microbes can reproduce and form colonies within their respiratory systems, which tends to exacerbate the debilities they seem to suffer in. Non meglio identificati militari della difesa starebbero analizzando l'alieno, cercando addirittura una comunicazione, se non che a un certo momento l'essere sta male e questi cercano di rianimarlo. There they are. I have to say the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. Ma che cos'è veramente Alien Interview? Soprattutto, è un filmato credibile? Ecco che cos'è veramente Alien Interview, una sequenza tratta da un telefilm di fantascienza, Dark Skies, una sequenza inedita che è stata poi spacciata agli ufologi come il filmato intervista ad un alieno vivo. Altro che filmato trafugato dal sedicente Victor dall'area 51, la morale è sempre la stessa, bisogna sempre dubitare grandemente di ciò che viene veicolato nella rete senza alcun controllo e soprattutto senza la possibilità di andare a verificare la vera origine di questa documentazione.